Benvenuti a bordo della nuova Citroen DS5. La Citroen DS5 è il terzo modello della gamma DS, una gamma che Citroen ha lanciato 20 mesi fa, e in 20 mesi abbiamo introdotto sul mercato questa gamma nuova che si discosta totalmente dal contesto competitivo per il design, per le prestazioni, la gamma DS, che affianca la gamma tradizionale Citroen, quella con la C. La DS5 ha due grandi pregi e due grandi innovazioni. Prima di tutto è l'unica auto al mondo berlina con un ibrido diesel, cioè abbiamo accoppiato un motore termico diesel a un elettrico, quindi è la prima vera innovazione su questo segmento delle berline. La Citroën DS5 arriverà sul mercato italiano a partire dal mese di febbraio con un prezzo di entrata di 29.300 euro fino ad un massimo di 43.750. Però il primo termico diesel con un motore accoppiato appunto elettrico, quindi Hybrid 4, parte da 37.000 euro, quindi un prezzo molto accessibile per un'auto che è capace di regalare delle grandi sensazioni di guida, ma al tempo stesso di permettere di avere un'economia di consumi di circa dell'ordine del 35% rispetto a un motore tradizionale, sia di emissioni di CO2, sia emissioni, sia anche di consumi. L'auto l'ibrido diesel, quindi l'Hybrid 4, permette di avere 200 cavalli, 4 ruote motrici, ad avere un'emissione di CO2 soltanto del 99 grammi di CO2, quindi si rappresenta come il massimo della tecnologia in questo momento. Ci sono 4 tipi di guida automatico, dove il motore diesel e il motore termico fanno tutto automaticamente gestito dall'auto. Poi c'è il motore, la modalità ZEV, cioè Zero Emission Vehicle, quindi diventa soltanto elettrica e quindi potete circolare, insomma, così sulle strade urbane fino a un massimo di 4 km per 60 km all'ora. Poi c'è il modello modalità Sport, dove a questo punto diventa il motore elettrico, si accoppia al motore diesel per dare maggiori prestazioni, maggiore accelerazione nel momento in cui il motore ne ha bisogno, e la modalità 4x4 quando le condizioni della strada, soprattutto sul bagnato oppure condizioni particolari, richiedono una maggiore aderenza. Quindi un'auto che è capace di regalarvi e di dare e di adattarsi alle vostre esigenze, nella quotidianità. Parlando di motori, abbiamo due motori benzina frutto della collaborazione con il gruppo BMW, un 1655 cavalli e 200 cavalli col cambio automatico. Abbiamo tre motorizzazioni diesel, un 1600 EHD 110 cavalli col FAP di seconda generazione con lo stop and start di seconda generazione, il 2000 HDI 160 cavalli con e senza, sempre col FAP e con e senza cambio automatico, e poi naturalmente l'Hybrid 4. La DS5 ha un design molto innovativo, molto particolare, perché è stato studiato per un'esigenza di un cliente che cerca un qualcosa che sia un po' più aggressivo, più innovativo rispetto a una berlina classica dei diversi segmenti. E così come lo è stato per la DS3, così come lo è stato per la DS4, che hanno innovato sul design, sui rispettivi segmenti, anche la DS5 porta questo DNA della marca, con innovazioni stilistiche molto indovinate, cambiando quello che è la tipologia del design sul mondo automobilistico. In particolare, la DS5 è frutto della presentazione nel 2005 di un concept car che è stato presentato al Salone di Francoforte, che si chiamava C-Sport Lounge, e questo concept car ha avuto molto successo, per cui è stato deciso di riprodurlo sulla gamma DS. Per quanto riguarda la parte interna, tutto quello che è stato studiato, l'interno, riproduce un po' la tecnologia, è stata la volontà di avere un'auto di ispirazione aeronautica. Come sull'esterno ci sono delle innovazioni di design, di stile, che permettono di migliorare l'aerodinamicità dell'auto. Anche sull'interno l'abitacolo è fatto proprio per dare la sensazione di essere a bordo di un aereo da caccia, quindi ogni pulsante corrisponde a una funzione. E abbiamo aggiunto questa pulsantiera, questa parte plafoniera alta, che ricorda un po' appunto i
gli aerei, ma che regola essenzialmente tutto quello che è la parte del comfort e del benessere. In particolare, una delle innovazioni di questa auto, della DS5, è aver creato questo tetto cockpit, che prende appunto il nome dal cockpit dell'aereo, dove ci sono tre pozzetti di luce che sono autonomamente gestibili dai passeggeri, e con questi pulsanti che corrispondono a ogni funzione che risponde quindi sul tetto del cockpit, sul tetto a disposizione dell'auto, ma anche di modificare e di utilizzare l'head-up display, cioè lo schermo che si alza di fronte al guidatore e dove vengono proiettate tutte le indicazioni in un solo quadrante che sono necessarie per il controllo dell'auto e per il conducente. Come per la DS3 e la DS4, abbiamo cercato di innovare anche sull'interno, anche dando il massimo dettaglio, la massima cura su ogni singolo dettaglio, per cui sulla DS5 è stato fatto un lavoro di altissima qualità, andando a lavorare con i migliori fornitori presenti al mondo sul dettaglio dell'alluminio, sulle cromature e anche sulla pelle, perché ad esempio questa pelle non esiste su qualsiasi altro costruttore, diciamo generalista, e la pelle che riveste i sedili della DS5 è fatta con dei tori che arrivano dalla Baviera ed è la stessa pelle che viene utilizzata dalle auto blasonate inglesi. Su strada la DS5, come tutta la serie DS, è molto piacevole da guidare. È un'auto che non ha precisamente velleità sportive, però ha una tenuta di strada, come da proverbio Citroën, freni ottimi, ottima maneggevolezza e un comfort naturalmente da sport wagon. Qui siamo in un percorso ricco di curve e di tornanti e questo va tutto a vantaggio della guidabilità. Ci si può veramente divertire, anche perché motore turbo 200 cavalli a benzina e motore diesel a 163 cavalli sono ricchi di coppia in basso, quindi rendono la guida facile, piacevole e divertente. Insomma, un'auto sicura, divertente, su cui si sta veramente bene, i sedili sono abbastanza rigidi, non sono più quelli Citroën di una volta, ma sono comodissimi. La posizione di guida si trova molto facilmente, questa poi è una versione con i sedili a regolazione elettrica, quindi ancora meglio, siamo al volante, ricordiamo, della versione diesel da 163 cavalli con cambio automatico, poi proveremo anche la ibrida.